Roberto Iannilli, può parlarci di questa importante spedizione che vi ha portato oltre i 5.000 metri in Perù? Beh, è stata una spedizione prettamente di scalata su roccia e non è tanto la quota quello che importa quanto il tipo di arrampicata. So, una parete alta 1.500 metri, sono stato in parete una settimana, dormito in una tendina e le difficoltà erano abbastanza alte, insomma, abbastanza sostenuta come difficoltà. La zona è particolare perché ci sono queste grandi big wall, pareti molto grandi. E di granito molto compatto e con difficoltà di protezione, quindi è difficile proteggersi. E le fessure spesso sono intasate con l'erba e con il muschio, quindi anche un po' complicato, insomma, la progressione. E la zona l'ho scoperta già nel 2001, ho fatto un'altra spedizione nel 2004 e quindi sapevo, insomma, le possibilità. E noi siamo stati un mese fuori, lì in valle siamo stati circa una ventina di giorni. Abbiamo fatto un campo base a circa a 4.060 metri, poi abbiamo portato l'attrezzatura alla base della parete e abbiamo scalato la prima parte, attrezzato un campo in parete, un bivacco, e saremmo stati intorno ai 4.700-4.000, non so, la quota non l'abbiamo controllata. Poi con altri 3 o 4 giorni di arrampicata siamo usciti in vetta a questa montagna che non era mai stata scalata. Qual è stata la parte più difficile di tutta la spedizione? Beh, non so, la parte più difficile è stato il tempo, il meteo. I primi giorni sono stati molto brutti come tempo, ha nevicato, ha fatto molto freddo e quindi le condizioni della parete erano, diciamo, proibitive. Non era facile scalare in quelle condizioni con la neve, il ghiaccio e l'umidità in modo particolare. E poi la fatica, perché le difficoltà tecniche sono alte, però lì, siccome si scala molti giorni consecutivi in condizioni non comode, pratiche. E dopo i primi giorni comincia a essere molto faticoso e poi c'è anche la quota. E quando uno arriva in cima è contento di essere arrivato in cima, però non è rilassato. E uno ha finito comincia a avere la soddisfazione della scalata quando finalmente sta al sicuro, finché non riesci a rientrare. Infatti, la maggior parte degli incidenti si hanno nel rientro, quando uno abbassa un po' la quota d'attenzione perché le difficoltà sono superate, invece i rischi non sono passati.